Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi, ovviamente mostrarvi, un po' di prodotti make-up, ma anche per la cura di viso, corpo e capelli, che mi sono stati inviati dal Baldan Group, gruppo di successo in ambito nazionale e internazionale che si occupa di tecnologie, prodotti e servizi per i centri estetici e le farmacie. Una beauty company che tra i suoi brand annovera marchi leader nel proprio settore. Giusto per fare qualche esempio, Centro Mercedes che si occupa di dietetica e benessere, e Peel Specialist che chiaramente si occupa di epilazione, Jean Kleber, marchio specializzato in prodotti per la cura e la bellezza di viso e corpo, Gilles Cagnet, linea make-up professionale ideata da Pablo, famoso make-up artist, art director della Maison, erede indiscusso del suo grande maestro Gilles Cagnet. E Pablo ha creato una linea di prodotti idratante e protettiva dedicata ad una donna che vuole utilizzare un make-up che si prenda cura della sua pelle, perché per Pablo una pelle sana è il segreto di un trucco perfetto. Una linea quindi che presta attenzione al packaging, ma soprattutto alla qualità del prodotto in termini di sostanza. Pablo ama lo stile, perciò ha voluto un packaging dei suoi prodotti non di tendenza modaiolo, ma un packaging eternamente chic. Predomina nelle confezioni decisamente il nero, nero però con serigrafia argento, per andare quindi a impreziosire le confezioni. Ovviamente sto andando bene, cioè l'ho messo al lato giusto, incredibile. Quindi praticamente dicevo, per impreziosire le confezioni e contrastare con lo sfondo. I packaging sono tutti neri e argento in modo diverso, perché ovviamente sono diversi, però i due colori insomma della linea sono questi. Li ho mostrati due secondi adesso perché devo mostrarvi tanti prodotti, quindi non vorrei perdermi sulle scatoline esterne. I principali ingredienti di questa linea sono minerali ottenuti dalla mica purificata, amminoacidi ecocertificati, acido ialuronico combinato con gli esapeptidi vitamine E, pigmenti HPP, ovvero colori altamente performanti, arricchiti con polveri soft focus che rendono l'incarnato perfetto. I prodotti sono altresì arricchiti con ingredienti antiossidanti, quindi con proprietà anti-aging, vitamine A, E ed F. I prodotti sono inoltre nickel tested, formulati senza parabeni e non testati su animali. I risultati dell'utilizzo di questa gamma di prodotti si vedono sulla pelle, che appare più giovane, idratata e protetta. Vorrei partire dal fondotinta di questa linea, da uno dei fondotinta di questa linea. Io ho ricevuto il fondotinta Flawless Botta Planner, un fondotinta che ha un costo di listino, perdonatemi sempre se sono strana, parlo strana, ma ho le placche alla gola ed ho difficoltà anche a deglutire. Il fondotinta, vi dicevo, ha un costo di 34 euro di listino e contiene 40 ml di prodotto. Io ho ricevuto la colorazione 103 Warm Beige. Il pack è decisamente splendido, molto professional, vedete che ha un doppio flacone, quindi ci consente di vedere quanto prodotto abbiamo consumato. C'è poi questo splendido anello argento, il tappo nero e poi il pratico dosatore. Allora, questo è un fondotinta fantastico, secondo me è un fondotinta ad alta definizione con effetto levigante per una pelle da ritocco fotografico. Infatti il Flawless non copre soltanto, ma grazie al suo mix di esapeptide e acido ialuronico va proprio a distendere le rughe, grazie alla sua azione cosmetica che viene definita infatti simil botulino, proprio perché va a un effetto distensivo sui tratti, va proprio a spianare, a distendere appunto le rughe, riempie, attenua linee sottili e rughette per una pelle liscia, levigata e compatta. È un fondotinta che è disponibile in 5 nuance ed è uno dei prodotti più amati del brand, apprezzatissimo anche sui mercati esteri, ed è consigliato per una pelle secca e matura. Io ho apprezzato questo fondotinta fin dalla prima applicazione. Ha una texture cremosa, ricca, ma si stende facilmente, si fonde perfettamente con la pelle. Io lo applico sia con la beauty blender che con le dita, praticamente come una crema. Ha una coprenza decisamente medio alta, io anche stamattina non ho adoperato correttore.
Il finish non è un fondotinta opacizzante, diciamo un finish satinato naturale, però io poi ovviamente utilizzo una cipria per mattificare la pelle. Ha un'ottima tenuta, mi è capitato però a volte di doverlo ritoccare magari verso la fine della giornata per un po' di lucidità nella zona T, ma ha un'ottima tenuta, ma la cosa strepitosa è la sensazione assoluta di comfort. La pelle rimane morbida, idratata per tutto il giorno. Oltretutto, per me è una cosa che ho apprezzato, è proprio questo effetto levigante che va anche a ridurre l'aspetto dei pori dilatati. Insomma, mi piace molto questo fondotinta. Peccato che la tonalità è un po' più scuretta del mio tono di pelle, e quindi devo aggiungere un paio di gocce di un fondo più chiaro per andare a bilanciare il colore e non far vedere lo stacco con il collo. Ok, ho ricevuto poi un ombretto mono. Un ombretto mono, wet and dry, quindi una formulazione che si può adoperare sia, quindi un ombretto ce la posso fare, si può adoperare sia ad asciutto che a bagnato, quindi per un effetto long lasting. Il pack è questo, e praticamente è identico a quello degli ombrettini di Diego Dalla Palma, come vedete, solo che questo c'è l'argento e qui c'è il bianco. Ci sono 14 nuance nella gamma di questi ombretti con diversi finish, quindi un po' per tutte le esigenze. Quindi abbiamo praticamente un'apertura a scatto, c'è lo specchio interno e un applicatore a spugnetta. Semplicissimo. Io ho ricevuto la colorazione 103, che si chiama Aristocratic Beige. Questo è il colore nella sua confezione, ed è chiaramente un ombretto beige chiaro dal finish luminoso. Ha una texture setosissima questo ombretto, morbida, ed è estremamente pigmentato. Ed è un colore che è decisamente, insomma, un grande classico, quindi uno di quegli ombretti, insomma, da utilizzare sia come punto luce. Non si vede molto perché somiglia un po' al colore della mia pelle, ma vi assicuro che è ben pigmentato e setosissimo. Eccolo qua. Quindi vi dicevo, è adatto sia per creare dei punti luce che per look da giorno delicati e luminosi. Ok, e questo era l'ombretto, che invece ha un costo, il singolo, di 20 euro di listino. Poi, sempre per gli occhi, ho ricevuto una Eye Contour Pencil, quindi una matita che ha praticamente questo tipo di pack. Ha un costo di 16 euro e, come vedete, è nera, ha le informazioni sempre in argento, ha un inserto, metterà a fuoco, sì, ha un inserto qui del colore della matita e poi giù un pratico sfumino. Ora, io ho ricevuto la colorazione numero 105 Deep Green, che è consigliato il colore per gli occhi verdi, marroni e nocciola, ed è la matita che io ho indossato stamattina nella rima interna. Trattasi di un bellissimo verde smeraldo brillante dal finish, quindi luminoso. Io, lo sapete che non amo particolarmente i verdi, ma questa matita è fantastica. Guardate che cos'è. È estremamente pigmentata, morbida, scorrevole. E la cosa che mi ha colpito di più in assoluto, io questo tipo di colore lo apprezzo sui miei occhi soltanto nella rima interna, la cosa che mi ha colpito è la durata, la tenuta di questa matita. Già l'ho indossata un altro paio di volte, praticamente la sera si la ritrovo nella rima interna come la mattina, quindi non sbiadisce nel corso della giornata, ed è una cosa che io apprezzo sempre per le matite che utilizzo nella rima interna. No, peccato che non si può vedere sicuramente la tonalità, ma è una matita splendida. Poi ho ricevuto un liquid liner 22 euro, un classico eyeliner liquido con applicatore a pennello, dalla texture fluida e dal nero intenso. Il pack è questo, come vedete in questo caso è nero lucido, ha un tappo conico, quindi un'impugnatura assolutamente comoda, e ha un pennellino sottile che consente quindi di tracciare decisamente delle linee sottili e estremamente precise. Il nero è molto intenso, vediamo se riesco a farvi anche lo swatch. E chiaramente questo non è l'eyeliner più semplice del mondo da utilizzare, bisogna un attimino, è solo una questione di esercizio in realtà, bisogna soltanto prenderci la mano, ma il risultato è decisamente bello, insomma, sapendolo utilizzare bene.
Il nero, come vedete, è decisamente pieno, intenso ed estremamente pigmentato e quando si asciuga ha un finish completamente opaco, si asciuga rapidamente e si strucca anche facilmente. Quindi è questo qui, eyeliner, liquid liner. Ok, passiamo ai mascara perché ho ricevuto ben due mascara che sono chiaramente due mascara diversi che hanno però lo stesso pack, quindi si presentano in questo formato cilindrico sempre con dettagli in argento, in serigrafia argento. Anche il costo è uguale, costano tutti e due 19 euro. Vorrei partire dal Fabulous Volume Black che praticamente è un mascara che definisce le ciglia, dona volume e colore intenso. Questo mascara contiene cera di carnauba naturale, che è un ingrediente che abbiamo già ritrovato nel demascara di Sephora. È una cera che si estrae dalle foglie di una palma e praticamente va a dare volume, corpo alle ciglia, che risultano quindi più corpose mano dopo mano. La particolarità di questo mascara è nello scovolino, che adesso ovviamente vi mostro. È uno scovolino ricco di setole che si restringe. Ho preso quello giusto? Io stamattina farò un casino. Sì, ok. E questo è lo scovolino e mi spiegava Pablo, ho avuto il piacere di poter parlare al telefono con Pablo, che è una persona di una preparazione, di un garbo veramente incredibili. Questo scovolino, che come vedete si restringe un po' alla punta, è un double brush in realtà, praticamente è costituito da due spazzolini che vanno a afferrare anche le ciglia più corte. Infatti mi spiegava Pablo che questo mascara è particolarmente consigliato per chi ha appunto le ciglia corte. Io l'ho adoperato più volte, devo dire che è un ottimo mascara da giorno però per i miei gusti, perché comunque anche andandolo a stratificare non mi dà quelle cigliozze insomma che io desidero. A me piace l'effetto drammatico per il mascara. L'aspetto che ho notato veramente positivo di questo mascara è che non attacca mai le ciglia, cioè lo potete stratificare e ristratificare, le ciglia risultano sempre ben definite e questa è una cosa decisamente ottima. Risultato diverso io ottengo con il Lash Up, che invece è il mascara che ho indossato anche stamattina, ma me lo avete visto negli ultimi giorni perché l'ho utilizzato, lo sto utilizzando spesso e con piacere. È un mascara che dona invece allungamento e curvatura fin dalla prima applicazione, che ha una formula ricca e corposa che dona intensità allo sguardo senza attaccare, cioè come dire, lasciando ben separate, si deve dire più professional, le ciglia. Questo ha un applicatore, uno scovolino diverso rispetto all'altro perché è più sottile, quindi ha le setole più corte in buona sostanza, e questo mi dà invece l'effetto che io ricerco, perché andando a stratificare le ciglia risultano belle, piene, folte, allungate, va anche un po' a sollevare le ciglia, quindi apre lo sguardo e quindi riesco ad ottenere l'effetto strong, drammatico, che mi piace tanto. A volte stratificandolo troppo tende un po' ad attaccare le ciglia, però per esempio stamattina io poi sono andata a sistemarle con uno spazzolino quando era ancora fresco, chiaramente. L'effetto insomma mi piace molto di questo mascara. Poi ho ricevuto il Brow Glow Fixer Chata, che è un fissatore per sopracciglia castane. Questo prodotto ha un costo di listino di 19 euro. La confezione è carinissima, come vedete sembra proprio un tubetto di colore. Contiene 11 ml di prodotto e ha una scadenza di 6 mesi dall'apertura. Ora è quindi un gel crema che fissa e idrata le sopracciglia, disciplinando anche i peli più ribelli, riempie i vuoti e crea un look perfetto. È un prodotto che in realtà io non utilizzo mai, semplicemente perché le mie sopracciglia sono poche e corte e stanno praticamente al loro posto da sole, insomma non ho bisogno di utilizzare un prodotto del genere. L'ho provato però ovviamente per potervene parlare e vi mostro anche la colorazione, che non ho potuto neanche indossare stamattina nel video perché in realtà è un colore troppo scuro per me, per le mie sopracciglia, perché è un marrone scuro, come vedete, freddo. Un secondino, che è un marroncino scuro freddo. Vi dicevo però che l'ho provato, è un prodotto che si asciuga in circa
circa 5 minuti, diciamo, e fissa le sopracciglia con un risultato molto naturale, quindi non lascia i residui e le tiene a bada per tutto il giorno. E quindi questo era, non so se vi ho detto che c'è per castane e bionde. Poi ho ricevuto invece il Brow & Lash Balm, che costa sempre 19 euro ed è nella medesima confezione che abbiamo visto per il fissatore, quindi è questo tubetto trasparente. Questo è un gel che va a rinforzare praticamente e favorire la crescita sia di ciglia che di sopracciglia indebolite dalle azioni ad aggressioni esterne. È una vera e propria cura di bellezza formulata con cheratina e vitamine che va quindi a far apparire ciglia e sopracciglia belle, sane, folte e lunghe. Di questo ne ho proprio bisogno. Mi spiegava sempre Pablo che per le ciglia, sulle ciglia si può adoperare anche come primer prima del mascara e poi possiamo chiaramente utilizzarlo anche prima di andare a dormire. E questo, insomma, non vedo l'ora di provarlo. Passiamo alle labbra. Per le labbra ho ricevuto una matita, una Lip Contour Pencil, che è questa, che ha praticamente, come vedete, il medesimo pack della matita per occhi, solo che sul fondo, invece dello sfumino, ha proprio un lip brush. Lo sistemo. Un lip brush, quindi un pennellino per andare a sfumare la matita. Io ho ricevuto la colorazione 103 Dusty Pink, quindi rosa polveroso, che ho letto sul sito dovrebbe essere il colore della mucosa labiale. Ora, per me, diciamo, della mia mucosa labiale è sicuramente un colore più scuro, ma è un colore bellissimo. Io adesso vado. Procedo con lo swatch, sono veramente innamorata di questa tonalità perché è un mix tra un marrone e un viola. Guardate che colore splendido, è estremamente di tendenza, è violaceo sulle labbra, quindi sapete che io amo tutto ciò che è viola o tendenzialmente viola. E quindi questa matita per me è splendida. È una matita che ha una texture morbida, cremosa, scorrevole, molto confortevole e quindi è una perfetta base per i rossetti. E quindi era la 103 Dusty Pink, 16 euro il costo di listino. Per le labbra, sempre ho ricevuto un Hydra Lipstick, che è un rossetto che invece ha un prezzo di listino di 21 euro. Ed è un rossetto che scivola sulle labbra, le fa apparire piene e levigate, e perché contiene polveri micronizzate e una miscela di cere e oli preziosi. Contiene olio di vinacciolo che dona idratazione e nutrimento alle labbra, nonché acido linoleico che invece dona elasticità ai tessuti. Quindi è un vero e proprio trattamento di bellezza per le labbra. È disponibile in 12 nuance, un po' per accontentare tutti i gusti, c'è il rosa, rosso, corallo, marrone, borgogna. E proprio per la sua formulazione a base di cere e oli, vi segnalo che ha una profumazione che a me non dispiace affatto, che proprio è, cioè, un po' gerosa, geroso come profumazione. Ce l'ho fatta a spiegarmi, diciamo che non so come esprimermi meglio, però una profumazione delicata, obiettivamente, a me non disturba affatto. Il colore che ho ricevuto è il colore 103 e si chiama Lotus Pink, è questo il colore nella sua confezione e vado immediatamente a swatcharlo. Non lo riconoscete, ma è il colore che sto indossando stamattina e vi spiego anche perché non lo riconoscete. Questo è il rossetto che ho semidistrutto. Guardate che bel colore che è un nude rosato, delicato, neutro freddo direi come colorazione. Ora, le sue caratteristiche sono innanzitutto una coprenza piena, totale, con un solo passaggio, un finish come vedete luminoso, brillante ed è estremamente confortevole, lascia le labbra lisce, levigate, veramente comfort assoluto, però ha anche una buona tenuta, perché con il passare delle ore va a perdersi un po' di brillantezza, ma il colore rimane sulle labbra. Volevo dirvi che non lo riconoscete perché io cosa ho fatto stamattina, siccome volevo utilizzarlo, ho il rossetto, quindi il Lotus Pink con questa matita che vado a risbocciare vicino perché adesso ho fatto la matita su un braccio e il rossetto su un altro e chiaramente sono diversi la matita e il rossetto, però il risultato mixandoli mi piace molto perché si ottiene questo rosa freddo polveroso che io trovo decisamente molto chic. E questo è tutto per quanto riguarda il rossettino Lotus Pink degli Hydra Lipstick.
Ok, poi ho ricevuto un lip gloss, un gloss ultra shine che dà quindi un effetto specchio che dona volume alle labbra. È praticamente ricco anche questo prodotto di oli preziosi, quindi risulta molto confortevole e adatto ad ogni momento della giornata. Ha un costo di 18 euro e io ho ricevuto la colorazione 104 che si chiama Candy Pink. La cosa che mi ha colpito, voi sapete che io non utilizzo questo genere di prodotto, però mi ha colpito la brillantezza, cioè questo è veramente un gloss effetto specchio. Guardate qui, è veramente proprio un effetto bagnato sulle labbra. Questo deve essere splendido anche per delle fotografie. Il colore è questo rosa molto delicato. E poi vi mostro il blush, uno dei blush di Gil Cagnelli, questa bellissima linea make-up professionale, ovviamente. Ho ricevuto il colore 103 Wild Amber. Il pack è praticamente come quello dell'ombretto, però più grande, e ha un costo di 23 euro. Questo ha praticamente l'apertura sempre a scatto, lo specchio, un applicatore pratico anche per i ritocchi, e questo è il colore che ho ricevuto, che si chiama dunque Wild Amber ed è adatto, per pelli ambrate e bronze. È un colore per me bellissimo. Si tratta di un marroncino aranciato con sfumature pesca. Per me è uno dei miei colori di blush preferiti e lo sapete perché, oltre a star bene con il mio sottotono caldo, per me questo è un colore passepartout che sta bene con qualsiasi tipo di look. È un blush dalla texture setosa, sottile, facile da sfumare e molto modulabile. Ha un finish direi satinato opaco e che all'interno però ha dei glitter dorati. Non so se siete riusciti a vederli dalla gialla, comunque ci sono delle perlescenze, dei glitterini all'interno che sicuramente l'avrei preferito senza, però devo dire che sfumandolo sul viso poi risultano pressoché invisibili sulla pelle. Il colore per me è splendido. Ed è quindi quello che mi vedete indossare nel look di stamattina. E poi vi mostro due prodotti della linea Bio Minerals, che è quindi una linea formulata con ingredienti quasi al 100% naturali, formulata, ve l'ho già detto, Paola, riprenditi, è quindi formulata senza conservanti, talchi e oli, adatta a tutte le pelli e a tutte le età. Ora, che cosa ho ricevuto di questa linea? Un all over che ha un prezzo di 35 euro ed è quindi un prodotto che si può, volevo dire che è una formulazione quasi esclusivamente naturale questa linea, l'ho detto in un modo sbagliato e quindi non riuscivo ad andare più avanti. Ora, questo è un all over, quindi è un prodotto che si può adoperare su tutto il viso, sulle guance o anche sulle palpebre e va a donare colore, però nel contempo protegge la pelle grazie ai filtri solari. E questo è il pack del prodotto, quindi come vedete ha un contenitore sul fondo che contiene 3,5 grammi di prodotto e ha una scadenza di 24 mesi dall'apertura. C'è un tappo trasparente, un pennello incorporato che ha la sua protezione praticamente. Per utilizzarlo basta semplicemente ruotare la ghiera in posizione open, quindi fuori esce la polvere, si può utilizzare il prodotto e poi si va riruotata, esiste la ghiera in posizione close, quindi alla fine dell'applicazione. E ora io ho ricevuto la colorazione 105 Sahari Earth, vado a fare, vediamo se riesco a farlo, ed è praticamente un bronzer marroncino caldo, un colore ambrato, c'è scritto sul sito che è adatto a chi non rinuncia all'abbronzatura neanche in inverno, ed è un colore che mi piace molto, anche se lo utilizzerò, non so cosa si riesce a capire, comunque lo utilizzerò come, non come bronzer, ma come blush. Vedete che bell'effetto che dà, come riscalda l'incarnato. L'unica cosa che però ha dei glitter all'interno, quindi lo utilizzerò sicuramente come blush. Vi segnalo in ogni caso che sul sito ho verificato e ci sono anche delle nuance dal finish matte, quindi non sono tutti con glitter all'interno. Sempre della linea Bio Minerals ho ricevuto una matita occhi automatica che si chiama Onyx Black ed è una matita adatta per occhi ultrasensibili perché oftalmologicamente testata e arricchita con minerali. È facile da usare grazie alla sua mina morbida, in più ha un pratico temperino sul lato posteriore.
Ok, ed è una matita che voi potete utilizzare sia nella rima interna, sia utilizzare, la potete utilizzare quindi anche come eyeliner, nonché si può anche sfumare e quindi utilizzare per gli smokey eyes, che è quello che ho fatto io stamattina. Io sulla palpebra mobile ho fatto la mia base con questa matita che mi piace tantissimo. Non vi nascondo che è uno dei miei prodotti preferiti tra quelli che ho ricevuto. Perché mi piace così tanto? Perché adesso lo capirete, ha una pigmentazione che è qualcosa di incredibile, un tratto quindi nerissimo, uniforme e morbida, e poi il nero è completamente opaco, proprio una matita splendida. Anche questa ha una straordinaria resistenza, perché oltretutto è una matita a lunga tenuta e resistente all'acqua, quindi questa anche nella rima interna, la sera io la ritrovo esattamente come la mattina, quindi assolutamente una matita meravigliosa, proprio bella, una bellissima matita nera. È automatica, quindi anche comoda. L'unica cosa che ho notato è che se la volete utilizzare come eyeliner, la mina non è sottilissima, quindi nel caso, insomma, la codina va un attimino sistemata con un pennellino angolato. E ora io devo cambiare lo scenario qui di fronte a me e riprendo subito perché ho da mostrarvi degli altri prodotti. Riprendiamo il discorso dei prodotti per i capelli. Ho ricevuto questo trattamento che si chiama Trifoltina Caduta e Vitalità. Questo è un trattamento in fiale che va a contrastare il diradamento dei capelli e donare vitalità alla nostra chioma. È un trattamento ricco di sostanze che vanno ovviamente a idratare, nutrire e proteggere cute e capelli. Qui dentro ci sono 20 fiale, 10 cadute e 10 vitalità che vanno utilizzate in modo alternato. E comunque è semplicissimo perché c'è tutto lo schema proprio per l'utilizzazione all'interno di questa confezione, che consente un mese di trattamento e ha un costo di 63,75 euro. E poi, sempre della stessa linea, ovviamente ancora non sono riuscita a provare tutto, ma spero di farlo in breve tempo. Sempre per della linea Trifoltina Caduta e Vitalità, ho ricevuto questo integratore alimentare, quindi sempre per il benessere dei capelli. Questo è un prodotto che è adatto nei casi di caduta stagionale, accade magari in primavera o in autunno, e nei casi di indebolimento o assottigliamento dei capelli. Contiene la confezione 30 compresse, sempre per un mese di trattamento, e ha un costo di 21,75 euro. E poi, sempre della linea Trifoltina, ho ricevuto lo shampoo caduta, che ha un costo di 10,50 euro e contiene 250 ml di prodotto. Questo è praticamente uno shampoo ad azione rinforzante che pulisce a fondo, andando praticamente a preservare però l'equilibrio del cuoio capelluto e la bellezza naturale dei nostri capelli. E quindi questo era, diciamo, quello che ho ricevuto per quanto riguarda i capelli. E poi andrei ad una linea di prodotti molto interessante che si chiama BM Glycolic Plus. Si tratta di una linea di prodotti che quindi va a favorire la rigenerazione cutanea indotta dall'acido glicolico. Nello specifico, io ho ricevuto una crema per il viso. Questa è chiaramente la confezione esterna e questa è la crema, e che contiene 50 ml di prodotto e ha un costo di 65 euro. Questo è ovviamente il flaconcino. Questa crema contiene quindi acido glicolico e idebenone. È una crema che è adatta a tutte le pelli e va a contrastare l'invecchiamento precoce. Utilizzata con costanza, produce una dolce esfoliazione che leviga, ammorbidisce la pelle, andando a ridurre sia le rughe profonde che quelle superficiali. L'idebenone è un potente antiossidante che contrasta anche, come dire, l'effetto negativo dell'ambiente sulla nostra pelle, e dona un'idratazione, una compattezza alla pelle che si manifesta fin dalla prima applicazione e perdura nel tempo. Ha nella formulazione anche burro di karité. E poi ho ricevuto della stessa linea la crema Hand and Body, quindi la crema che va anche adatta quindi per il corpo e le mani. E questo è il mega flacone che contiene 200 ml di prodotto e ha un costo di 69 euro. È una crema quindi riparatrice che contiene acido glicolico, idebenone e burro di karité per proteggere la pelle del corpo e delle mani dall'invecchiamento precoce. E anche in questo caso abbiamo quindi questa dolce esfoliazione sul corpo che rende la pelle assolutamente morbida, levigata e vellutata. E l'idebenone dona tonicità e idratazione sin dalla prima applicazione, e anche in questo caso quindi abbiamo il burro di karité. Questa veramente non vedo l'ora
ora di provarla questa crema corpo, deve essere veramente interessante. E poi infine vi mostro invece una linea di prodotti che sto utilizzando già da una ventina di giorni, e si tratta praticamente di prodotti che fanno parte della linea BM White, che invece si occupa di un argomento a me molto caro, che è quello di contrastare le macchie cutanee. Io nello specifico ho ricevuto il siero illuminante White 1, inutile che faccio vedere queste confezioni esterne, questo è il siero che, come vedete, ci ho dato, nel senso che lo sto utilizzando da quando l'ho ricevuto, ed è praticamente un siero illuminante che contiene 30 ml di prodotto, è a un prezzo di 64 euro, e contiene acido glicolico, vitamina C e attivi depigmentanti, e va praticamente con l'utilizzo quotidiano a uniformare il colorito. Questo prodotto esercita per lo più un'azione esfoliante, quindi riesce a ridurre fin da subito le macchie superficiali, e va utilizzato la sera, io lo utilizzo su tutto il viso. E poi c'è la crema antimacchia White 2, che è questa, sempre lo scatolino esterno identico, quindi in bianco e grigio. Quindi questa è la crema antimacchia White 2, contiene sempre 30 ml di prodotto e ha un prezzo di 69 euro. Questo è il più potente sbiancante della linea BM White, quindi praticamente contiene ben 3 attivi depigmentanti che vanno ad agire su qualsiasi tipo di macchia. Inoltre contiene dei peptidi che vanno a donare tonicità ed elasticità, tono ed elasticità, insomma, alla nostra pelle. E questa va utilizzata la sera dopo White 1 e la mattina. Comunque, anche in questo caso, tutte le istruzioni sono le trovate in maniera molto chiara sulle confezioni, quindi è semplicissimo l'utilizzo. Quindi questo è il siero la crema antimacchia White 2. E poi c'è il fluido correttore con SPF 20, che esiste in 2 colorazioni, medio chiaro e medio scuro. Io li ho ricevuti entrambi e hanno un costo di 39 euro per un quantitativo di 30 ml di prodotto. E questo praticamente è sempre un fluido con attivo depigmentante, ma in più completa quindi l'azione degli altri 2 prodotti, perché evita anche la riformazione di macchie grazie anche alla sua protezione solare, ha un SPF 20, e quindi un fluido colorato, idratante, che ha anche una leggera coprenza, quindi volendo si può utilizzare anche al posto del fondotinta, perché chi ha il piacere e la possibilità, diciamo, anche di utilizzare un trucco leggero e naturale. Io questo la utilizzo la mattina, ovviamente dopo White 2, quindi questo è il fluido correttore della linea BM White. E quindi io direi che devo sicuramente ringraziare Baldan Group per questa opportunità di poter provare tutti questi prodotti. E volevo segnalarvi che sul sito internet, vi lascerò ovviamente giù il link nell'info box, ho visto che le spese di spedizione sono di 7,50 euro, ma diventano gratuite per gli ordini di importo superiore a 100 euro. E la buona notizia è che mi hanno assegnato un codice sconto del 15%, fruibile una sola volta, che si chiama è fantastico, il codice sconto è BB Glow. Comunque anche in questo caso troverete giù nell'info box tutte le informazioni. Io comunque spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video, e ci vediamo alla prossima.